Amici di Mondo Blackberry, salve, sono Enrico Luisi ed oggi andiamo a fare l'unboxing di HomeTom HD7. HT7 è un terminale prodotto nella fine dello scorso anno da HomeTom, che è una sussidiaria della ben più famosa produttrice di smartphone cinese LG. L'ho trovato su Amazon, mi interessava avere un muletto, un cellulare Android di riserva, e così una settimana fa l'ho preso e oggi siamo qui a vedere come è fatto e cosa contiene questa scatola. Andiamo ad aprire. Ovviamente il telefono, ma teniamolo un attimo da parte. Dentro la scatola troviamo un adattatore da parete, un caricabatterie da muro da 1,3 A, un cavo tondo caricabatterie USB micro USB, utile anche per la sincronizzazione con PC e Mac, e particolarità, un adattatore per ingresso AUX. L'HT7 presenta un ingresso AUX del diametro di 16 mm, quindi non compatibile con la maggior parte dei nostri cavi regolari che sono da 14. Allora HomeTom gentilmente ci ha offerto e ci ha mandato questo adattatore per l'ingresso USB. Lo proveremo nella recensione completa. Ovviamente dimenticatevi delle cuffie auricolari, dato il prezzo che vi svelerò alla fine, e un rapido manuale di istruzioni per le funzioni principali più importanti, ma in inglese. Mettiamo da parte la scatola. E questo qui è LG V10. Ovviamente sto scherzando. È l'HomeTom HT7, ma esteticamente, come potrete sicuramente notare, è molto, forse fin troppo, simile all'LG V10 versione americana Black. Ops, era un po' aperto. Andiamo subito alla descrizione delle caratteristiche tecniche. Questo è un terminale con un display da 5,5 pollici di diagonale e risoluzione 1280x720, 267 ppi. Le dimensioni sono di 155,4 mm di altezza, 77,8 di larghezza e appena 7,9 mm di spessore. Il terminale ha un peso complessivo di 170 grammi, non leggerissimo, però sinceramente è ben distribuito lungo tutta la superficie. Oddio, principalmente si avverte il peso probabilmente dello speaker e della batteria nella parte bassa, però ciò fa sì che se tenuto in mano con una sola mano, questo non cada e non vada a perdere l'equilibrio e a ritrovarsi improvvisamente per terra. Il processore di questo base di gamma HT7 è un MediaTek MT6580A, un ARM V7 cloccato a 1 GHz. Presenta una memoria RAM da 1 GB e una memoria ROM integrata da 8 GB. Espandibile, grazie a Dio e per fortuna, fino a 32 GB con una micro SD inseribile. Fotocamera frontale è una 2 megapixel che produce foto a 5 megapixel grazie a un trick software di interpolazione dei pixel della fotocamera. Speaker, griglia auricolare, sensore di prossimità e di luminosità, e sotto lo schermo molto molto ampio troviamo i tre tasti soft touch funzione. Non sono retroilluminati, ma sono dipinti di un piacevole colore argento, molto ben visibili alla luce del sole, ma praticamente impossibile da vedere, impossibili da vedere di notte. Lateralmente, a sinistra, abbiamo il volume rocker, bilanciere del volume, e tasto di avvio spegnimento standby, lato destro totalmente pulito.
Inferiormente una doppia feritoia per l'altoparlante di sistema, in realtà soltanto una, questa qui, è quella che produce realmente il suono, è un altoparlante mono, un microfono, l'unico, e un ingresso micro USB abbastanza profondo, lo testerò con altri caricabatterie, non soltanto il suo. Superiormente l'ingresso da 16 mm, come vi dicevo, posteriormente probabilmente è la parte che più di tutto più di tutte ricorda il LG V10 in colorazione black americano. Questa texture molto molto particolare su questa cover in policarbonato molto molto rigida fa da cornice a una fotocamera da 8 megapixel. In realtà anche qui è stato utilizzato lo stesso trick software. Il sensore ha una capacità di 5 megapixel, ma produce tramite interpolazione dei pixel foto da 8 megapixel in 4 terzi. L'andremo a provare e vi farò vedere qualche scatto. Al di sotto c'è un LED singolo e la backcover è estraibile con un po' di forza. Spero di non aver rotto nulla. Si disvela una batteria abbastanza capiente, una 3000 mAh, molto molto ampia. Testeremo le prestazioni con questo processore che sembrerebbe poco energivoro. E troviamo i due ingressi per le SIM, è un telefono dual SIM, e l'ingresso per la micro SD. Come già detto, espandibile fino a 32 GB di memoria. Per quanto riguarda la sensoristica, presenta un modulo Wi-Fi che purtroppo è soltanto monoband, BGN. Non ha l'antenna LTE, ma la velocità massima di connessione quindi sarà HSPA+, e tutta una serie di sensoristica come GPS, GPS e accelerometro. Il telefono, udite udite, l'ho trovato in offerta e acquistato a 53 euro. Penso che spendere una cifra del genere per un muletto sia abbastanza un'ottima mossa. Probabilmente è difficile trovare queste caratteristiche in un negozio cercando un mid-range o un base di gamma, quindi mi è sembrata un'ottima spesa, devo dire la verità. Lo schermo presenta già una pellicola protettiva non applicata in maniera eccelsa, ma va bene. Proviamo ad accenderlo per la prima volta. Deve essere veramente troppo scarico. Ah, giusto, dimenticavo. La batteria è coperta dall'adesivo. Beh, intelligenti questi cinesi. Sicuramente così non si consuma. Mi riservo di testare il terminale nei prossimi giorni. E spero di farvi avere le mie prime impressioni e la recensione al più presto possibile, sempre qui sul canale YouTube di Mondo BlackBerry Mobile. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi, mettete mi piace a questo video e cercate Mondo BlackBerry Mobile sui nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Lo schermo sembra abbastanza luminoso. Ovviamente con una risoluzione di 267 ppi non possiamo pretendere di avvicinarci con l'occhio vicino allo schermo e non vedere i pixel, ma tant'è. Il telefono è in inglese. Eh sì. Così esce dalla scatola. Una bella luminosità, non male. Ha un bel range, lo metto al massimo a favore di camera. Le icone sono decisamente grandi, probabilmente utilizzerò un launcher per ridurle, che comunque sembra essere Android Stock se non mi sbaglio. Andiamo a vedere le informazioni sul software. HD7, versione di Android 5.1.1. Vedremo se ci saranno degli update una volta che l'avrò configurato in maniera adatta, e per
mondo BlackBerry Mobile e con il nostro nuovo HT7 da Enrico Luisi è tutto. Ciao!